Eh già, Charlie Muggins ci ha fregati tutti. Infatti, questa mattina, dove effettivamente sto registrando questo video, sono uscite le vere silhouette. E delle auto che effettivamente ci ha leakato il nostro leaker non se ne vedono nemmeno l'ombra. Effettivamente si può dire che Charlie Muggins ha fatto un grandissimo buco nell'acqua e noi ci siamo cascati con lui. In questo video proverò un pochettino a redimermi da questa caduta di faccia che ho fatto anch'io facendo questo salto della fede, ma nessun problema, ho anch'io qualcosa da dire oggi e decisamente direi di iniziare dalle aggiunte che veramente stanno per arrivare su Gran Turismo 7. Infatti, nel prossimo aggiornamento arriveranno tre auto, tra cui la Mitsubishi Lancer Evo 9 GSR, l'Audi TTS Coupé del 2009 e la Renault 4. Tre auto che al confronto dello scorso aggiornamento sono decisamente più apprezzabili. In verità, però, questo video doveva essere totalmente diverso e non doveva trattare di queste nuove auto, bensì di qualche novità che effettivamente ho ritrovato in mezzo all'etere su Gran Turismo. Una tra queste era un commento che ha lasciato nel profilo Instagram ufficiale di Gran Turismo, che effettivamente era proprio legato alla Lancer Evo 9. Infatti, un utente chiedeva fra le varie auto giapponesi anche questa, e ovviamente con una risposta il profilo ufficiale di Gran Turismo, beh, si faceva effettivamente comprendere che potrebbero arrivare davvero, e magicamente sono arrivate. Molto, molto prima di quello che effettivamente si aspettava chiunque, e mi aspettavo anch'io. Oltre a questo, finisco sul parlare delle nuove auto con una specifica riguardante le loro parti personalizzabili del GT Auto. Infatti, secondo me e alcuni utenti della community, la Evo 9 avrà delle parti personalizzate prese sicuramente dalle Race Modification o dalle Touring Car di Gran Turismo 5 o 5 Prologue, e anche potrebbe possedere delle parti personalizzabili dal WRC del 2005, che effettivamente coinciderebbero con un'altra ritorno da Gran Turismo 6. Invece la TTS potrebbe avere le parti personalizzabili dalla HPE SEMA Awards, che effettivamente sarebbe un altro ritorno e citazione come spesso e volentieri Gran Turismo sta facendo con queste auto che aggiunge. Oltre a questo, le auto sono finite qui, non c'è molto altro da parlare e si vedrà effettivamente nel prossimo aggiornamento cos'altro potrebbero effettivamente aggiungere. Finito questo commento, voglio passare un attimo a parlare dei tracciati che potrebbero essere in arrivo. L'anno scorso, a febbraio, è uscito Grand Valley e ce lo ricordiamo tutti con un update assolutamente non male. Quest'anno, però, ad oggi non c'è certezza di un arrivo di un tracciato fino almeno al trailer che uscirà il mercoledì di questa settimana. Quindi, per ora si può dire che sia effettivamente in arrivo un tracciato? Nella mia personale opinione, io direi di no. Non c'è effettivamente alcuna conferma e con le nostre teorie che ho fatto io in live con la mia community, circa l'attesa fra un tracciato all'altro sarebbe di 8-9 mesi, più o meno, almeno da questa stima che abbiamo fatto, circa a luglio-agosto dovrebbe uscire il prossimo tracciato, che secondo una mia teoria dovrebbe coincidere con l'uscita di videogiochi come Formula 2024 e Assetto Corsa Competizione 2, anche se attualmente è stato rimandato ancora, ma comunque il tracciato che secondo me potrebbe essere perfetto far uscire in quel periodo è Montreal, che effettivamente è il circuito dove corrono il Gran Premio di Canada, che guarda caso è proprio un tracciato della Formula 1. Una coincidenza che potrebbe essere anche una grande risoluzione di questo mistero. Ma fino effettivamente all'uscita del trailer e a questo fantomatico luglio-agosto non potremo mai sapere se questa teoria è vera e letteralmente fino al trailer non sapremo nemmeno se mercoledì uscirà un altro tracciato. Però diciamo che potrebbe anche esserci questa piccola possibilità, ma ripeto, ma anzi, risottolineo, io non ci credo molto. Però voglio risentire anche la vostra. Andando avanti alla fine di questo video, una delle ultime effettivamente rubriche che qui vorrei parlare un momento in questo flash talk è sicuramente di nuovo del nostro Charlie Muggins. Sì, sappiamo ha fatto il nostro grandissimo buco nell'acqua, però qualcosa di dire sicuramente su questo personaggio ce n'è. Ora non perdiamo tutta la fiducia. Sicuramente una cosa certa che dobbiamo imparare da questo grandissimo errore è che di auto che effettivamente usciranno, lui non è certo per niente, però di conseguenza un'altra cosa se ne può capire. Sicuramente questo personaggio ha la possibilità di entrare nel gioco e questo ne è certezza, anche grazie a questi screenshot che ho ritrovato pubblicati da lui stesso, che dimostrano come lui possa tranquillamente aprire i file di gioco, modificarli e di conseguenza fare un po' quello che gli pare, come per esempio sbloccare in anteprima la Bulgari, che a quanto pare riesce effettivamente a fare pure delle foto
in una modalità molto molto zoomata, forse non nemmeno troppo possibile sul gioco originale, e anche fare una foto molto dall'alto di Lake Lewis, questo proprio impossibile dato dalla telecamera libera che ha già dimostrato saper utilizzare nei giochi moderni e in vari video che ha pubblicato. Ora però torniamo alla questione di auto. Le auto che effettivamente aveva leakato sono presenti nei file di gioco ma non sono arrivate. Questo quindi cosa significa? Le auto che effettivamente ha leakato non sono vere? Sono false? No, in verità esistono davvero, ma per mia teoria personale non sono ancora pronte o Gran Turismo ha deciso di rimandarle. Questo perché molte altre auto, come per esempio la stessa Evo 9 TTS, sono presenti in quella famosa lista che ho nominato spesso e volentieri e ovviamente fondamento per le nostre teorie di uscita delle auto. Quella lista contiene una quantità indefinita di auto e, come teorizzato da me, sono non solo un gruppo di licenze possedute da Gran Turismo, ma anche delle auto che tengono lì a bada pronte per dei casi speciali, dove effettivamente sono in grado di utilizzare e effettivamente pubblicare senza stress e senza problemi. Io adesso faccio una piccola teoria al riguardo. Non so perché, ma mi sento che questo caso specifico di rimando e di cambio delle auto in arrivo totale sia anche stato per questo leak. La mia teoria, molto, molto, molto tra le nuvole, si fissa sul fatto che effettivamente qualcuno della Polifoni ha gli occhi lunghi, è un volpone e ha visto il leak, e non dovrebbe neanche essere così troppo intelligente, giusto che Charlie Magnus non si limita a pubblicarlo nei posti meno segreti, no, va effettivamente su posti grossi, ed effettivamente si vuole far vedere, un po' come tutti, e non lo biasimo nemmeno su questo punto di vista. Ma tornando a noi, probabilmente qualcuno della Polyphony Digital ha notato questa effettivamente sfuggita, e ovviamente, essendo che possiedono una listona di macchine pronta all'uso di emergenza, potrebbero aver fatto un cambio di programma, cambiare effettivamente, tagliare completamente questo update che potrebbe aver ottenuto come minimo anche la fila, che è già presente nel sito ufficiale di Gran Turismo, quindi pronta lo è, e questo non è un dubbio, una certezza, ed effettivamente aver spostato l'update a un secondo momento, probabilmente al mese prossimo. Questo secondo me è una mia teoria che è anche fondamentalizzata dal fatto che è già successa una cosa simile. Infatti Nankai l'anno scorso, guarda caso con Gran Valle, una cosa che ritorna in questo video ma per motivi completamente diversi, era stato leakato svariati mesi prima e continuamente Nankai rimandava l'uscita di questo tracciato che poco tanto non arrivava. Questo effettivamente potrebbe essere risuccesso questa volta? Chi lo sa? Bel mistero. Una cosa interessante è una teoria che conclude questo video. Io con questo però ho finito e ho concluso le cose da dire. E vi invito a venire mercoledì con la live dedicata alla reaction del trailer e anche a qualche teoria sulla prossima versione e anche effettivamente a iscrivervi al canale e vedere i prossimi video. E io con questo vi saluto. Ciao ragazzi!